Quello che mangiamo interferisce sulla salute della nostra bocca, della masticazione e su tante patologie. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Visto che questi video in collaborazione con altri professionisti vi sono piaciuti tanto, ho deciso di continuare a collaborare con altri professionisti sanitari. Questa volta sono con una igienista dentale, con Alessia Morelli, che potete trovare sui social e sul suo canale YouTube come 32 denti. Poi come sempre vi lascio tutti i link, così se siete curiosi di conoscerla meglio potete iniziare a seguirla. E prima di spiegare perché abbiamo iniziato a fare questa collaborazione, ti lascio un attimo la parola, così chi ti vede per la prima volta sa dove trovarti e chi sei. Va bene. Allora, ciao a tutti, ciao Sara. E io sono Alessia, sono un'igienista dentale di Pesaro e ho un blog che si chiama 32 Denti. Ho come Sara un canale YouTube e ho Instagram e Facebook, quindi mi potete trovare anche in queste pagine social. Cerco di divulgare, di diffondere un pochino l'igiene orale e adesso sono contenta di fare questo video con Sara apposta perché comunque l'alimentazione è una parte molto importante e quindi avevo bisogno di un'esperta per riuscire a spiegare un po' di cose importanti per l'igiene orale. Ovviamente quello che mangiamo interferisce sulla salute della nostra bocca, della masticazione e su tante patologie. Alcune di queste si possono prevenire, ad esempio la carie è una patologia che tutti sicuramente abbiamo sentito almeno nominare, ma forse non tutti sappiamo come prevenirla nel modo giusto. Quindi approfitto della tua presenza per chiederti che cos'è la carie, se lo puoi spiegare anche a chi ci guarda, e poi parliamo un po' di come prevenirla con i nostri lavori. Esatto, anche perché la carie, come diceva Sara, è una di quelle malattie che effettivamente è diffusissima, ha una grande diffusione, però effettivamente non l'abbiamo mai presa come una cosa totalmente prevenibile. Invece, siccome è una malattia multifattoriale, possiamo andare a lavorare su questi fattori e quindi riuscire a prevenire. Effettivamente questi fattori, posso spiegarveli, sono l'alimentazione, e quindi è molto importante riuscire a gestire l'alimentazione nel modo corretto, la parte batterica che la gestiamo insieme, quindi in studio io posso aiutarvi a farvi capire poi come prevenire, e il tempo, quindi il tempo di contatto dell'alimento, degli zuccheri sulla superficie dentale, ma anche la frequenza dei pasti. Queste qui sono le tre cose fondamentali per riuscire a prevenire. Certo, e per quanto riguarda l'alimentazione, magari vi do qualche piccola nozione, visto che il mio ruolo può un po' aiutare in questo. Infatti sì, Sara. direi che introduci qualcosa, te questo. Qualcosa di alimentazione possiamo dirlo. E sicuramente sapranno già tutti che gli alimenti che più che altro vanno a stimolare questa patologia sono gli zuccheri. Diciamo che gli zuccheri sono un pochettino quelli più nell'occhio del mirino. Infatti i batteri che causano la carie sono molto ghiotti, soprattutto di zuccheri, li vanno a utilizzare, li trasformano in acido lattico e questo va a intaccare lo smalto dei denti, giusto? Sì, il procedimento esatto. C'è una demineralizzazione dovuta appunto a un attacco acido che viene causato dalla parte degli zuccheri che comunque si scompongono in questi acidi, e così come i batteri stessi, che sono appunto questi batteri cariogeni, cariorecettivi, tipo lo Streptococcus mutans che lo vedete qua. Abbiamo un fantastico streptococco. Abbiamo anche il peluche dello streptococco che ci può aiutare a spiegare bene come sono fatti questi batteri. Esatto, e praticamente loro vivono, sguazzano proprio in ambiente acido e in più si nutrono di zuccheri. Quindi questo è il problema. Sicuramente limitare gli zuccheri può essere la strategia numero uno per evitare questa problematica. Con limitare gli zuccheri si intende soprattutto limitare gli zuccheri semplici, come ad esempio il saccarosio e il glucosio. Non pensiamo però solo allo zucchero, quello che aggiungiamo magari nel caffè, nelle tisane. Pensiamo allo zucchero in senso lato, quindi anche quello che è presente nei cibi, nelle merendine, negli alimenti che prepariamo.
troviamo nei succhi di frutta, nelle caramelle, tutti questi andrebbero un pochettino limitati. Ovviamente attenzione anche alla consistenza dei cibi, quindi caramelle gommose, cioccolatini, il caramello che si attaccano molto ai denti, questi sono anche più difficili poi da lavare, da mandare via, quindi attenzione a tutta questa parte. E in più possiamo fare attenzione anche a scegliere, quando magari non possiamo proprio eliminare gli zuccheri, a scegliere degli alimenti che abbiano degli zuccheri definiti acariogeni o non cariogeni. Esistono degli zuccheri che riducono la probabilità di avere le carie. Alcuni sono naturali, alcuni sono fatti in laboratorio e i più famosi sono il fruttosio e lo xilitolo. Entrambi vengono utilizzati come appunto zuccheri non cariogeni. E poi adesso di famoso c'è tanto anche l'eritritolo. Che ce ne sono tantissimi, infatti. Va di moda tantissimo. Li troviamo dappertutto e spesso c'è proprio la scritta davanti queste confezioni di cibi, di gomme da masticare, di caramelle. Arricchito con xilitolo oppure non contiene glucosio, contiene fruttosio. Sappiamo che questi ci aiutano a prevenire la carie. Attenzione però, questo non significa assolutamente che ne possiamo mangiare quantità industriali, perché ci aiutano a prevenire la carie, addirittura lo xilitolo è proprio utilizzato come prevenzione, ma non significa che allora non abbia calorie, sono due cose diverse. Un conto è lo zucchero, il potere dolcificante, un conto sono le calorie. Magari ne hanno meno, ma comunque ci sono, quindi non possiamo abbuffarci di come, xilitolo. Esatto, come alcuni effetti collaterali che poi è abbastanza famosi di questi. Sì, esatto, infatti c'è anche scritto che se abusiamo di questi zuccheri, di solito c'è sempre la dicitura, può avere effetti lassativi, perché comunque il nostro corpo non tollera una quantità eccessiva di zuccheri, quindi dobbiamo fare attenzione anche da questo punto di vista. Oltre agli zuccheri ci possono essere anche dei consigli magari sull'igiene. Eh sì, perché effettivamente se dobbiamo andare a pensare al lato alimentare, ovviamente se noi togliamo uno di questi fattori, di questi tre che vi ho nominato all'inizio, che quindi alimentazione, batteri e tempo, ed è l'alimentazione, comunque la parte batterica è una delle principali e quindi è molto molto importante riuscire a gestirla. Per riuscire a gestire la parte batterica è importante riuscire intanto a avere dei controlli fissi dal dentista o dall'igienista dentale. Fate l'igiene comunque professionale in modo che abbiamo la possibilità di controllare la situazione e se c'è qualcosa da prendere in tempo è sempre meglio una carie piccola piuttosto che una carie grande che possa poi devastare il dente, perché alla fine si arriva a parlare proprio di distruzione totale dello smalto, della dentina e del dente. Invece il resto della parte batterica comunque la possiamo prevenire benissimo anche a casa, quindi con le istruzioni di igiene domiciliare che noi vi insegniamo quando venite da noi igienisti e soprattutto comunque potete andare a lavorare con dei presidi che sono lo spazzolino da denti, mi raccomando, il filo, lo scovolino. L'importante è la pulizia fisica. Non è tanto il colluttorio o il dentifricio, che comunque veicolano delle sostanze rimineralizzanti che quindi ci possono aiutare, adesso ci sono anche colluttori rimineralizzanti, però la pulizia fisica, quindi andare a disgregare questa placca, questo biofilm batterico sulla superficie dei denti, è quello che in realtà è efficace. Quindi possiamo andare a lavorare sulla alimentazione, sui batteri e sul timing. Quindi mi raccomando, ma questo ve lo può dire Sara, evitare di fare non tanto spuntini, ma andare a punzecchiare in giro per i cibi. Questo è un problema che poi si ripercuote su tanti settori, perché ovviamente è uno dei problemi principali della dieta, dello stare in forma, del mantenere il peso, questo spizzicare in continuazione perché non ci si rende neanche conto di aver mangiato tutto il giorno. E in più, come giustamente fai notare, è un problema anche per queste problematiche della salute dei denti. Spizzicare tutto il giorno fa sì che continuamente sui nostri denti ci siano questi zuccheri che i batteri possono utilizzare. Quindi facciamo uno spuntino, una sola merenda, facciamo i pasti principali evitando in continuazione. Esatto. E laviamo i denti. Laviamo i denti in modo da evitare di lasciare dei residui che poi possano essere utilizzati. Infatti, meno se lo zucchero riusciamo a gestire nell'arco della giornata
soprattutto gli zuccheri semplici, quindi se mangiate un dolce, queste cose qua, li gestite in pochi pasti della giornata e per il resto, come confermerà Sara, grassi, proteine, comunque grassi buoni, cercare di gestire questa parte qua, ovviamente abbiamo la possibilità di andare a lavare i denti e quindi gestire la parte batterica nello stesso momento degli zuccheri. Benissimo, questi sono sicuramente dei consigli super utili, super interessanti. Io però ho un dubbio, perché quando si parla di carie si dice che non dobbiamo lasciare troppo tempo gli zuccheri sopra i denti. Però tante volte mi è capitato di leggere riviste, post, e tante volte mi è capitato di leggere di non lavarsi immediatamente i denti. Adesso che sei qui, ci puoi svelare se i denti li dobbiamo lavare subito o no? Questo è sempre stato un gran dilemma, un pochino per tutti i miei pazienti me lo chiedono spesso, infatti. Allora, come dice Sara, effettivamente i batteri non aspettano e quindi iniziano a lavorare praticamente sulla superficie dentale abbastanza velocemente nei primi 5-6 minuti dell'assunzione degli zuccheri o comunque del pasto. Però quello che abbiamo visto è che effettivamente questo lavoro batterico non è tanto alto quanto quello del lavoro problematico degli acidi, delle abrasioni e dell'erosione. Quindi quando noi andiamo a lavare i denti subito dopo un pasto ci ritroviamo in una situazione di pH acido, perché comunque ogni pasto abbassa il pH. E quindi di conseguenza se noi invece riusciamo a evitare di lavare i denti, quindi creare un'abrasione, un'erosione dentale con lo spazzolino, con gli agenti abrasivi del dentifricio subito dopo, è meglio. Quindi aspettiamo che la saliva faccia il suo lavoro e che quindi si ribasifica l'intero cavo orale, e quindi poi possiamo andare a lavare i denti con più tranquillità. E quindi è bene evitare di lavare i denti subito dopo il pasto, aspettare almeno 20 minuti 30. Oh, perfetto, finalmente abbiamo una tempistica. Sì. Quindi non dobbiamo aspettare troppo, perché sennò iniziano a lavorare i batteri e c'è il rischio carie. Non dobbiamo aspettare troppo poco, perché sennò creiamo delle abrasioni a causa del pH. Quindi 20-30 minuti. Abbiamo il adesso tempo che giusto. Finalmente lo sappiamo, possiamo lavarci i denti con la tempistica giusta. Tanto io ti ringrazio per aver chiarito questi dubbi, finalmente sappiamo come comportarci. Andiamo ad approfondire anche gli altri aspetti delle carie, visto che abbiamo detto che è una problematica multifattoriale, però li andiamo ad approfondire nel canale di Alessia. Se siete interessati a conoscere anche gli altri aspetti, trovate il link e quindi continuate a seguire anche l'altro video. Intanto vi ringrazio. Grazie a come tutti. Come sempre lasciateci un like, lasciateci un commento anche per fare domande, dubbi, per poter fare nuove collaborazioni. Vi lascio andare a vedere il video sul suo canale. A presto, iscrivetevi ai nostri canali. Ciao. A presto, ciao a tutti. Ciao a tutti.